Giorgio Stagnaro, direttore operativo di Acqua Latina. Dopo quasi un decennio viene attivato il serbatoio della sorgente di Castelforte di forma del Duca, un momento importante nella concretizzazione di parte del piano di investimenti dell'ente gestore. Sì, dopo l'emergenza dell'anno scorso noi avevamo proposto una serie di interventi prioritari per integrare le risorse come i pozzi 25 ponti, il risanamento delle reti, però l'emergenza di quest'anno già a maggio ci ha dato evidenza che le carenze erano eccessive. Al mese di giugno noi avevamo una diminuzione di portata sulla centrale di Capodacqua, che è la principale, pari al mese di agosto dell'anno scorso. Quindi sono stati messi in atto tutta una serie di interventi ulteriori che adesso stanno per essere anche finanziati dalla Regione con lo stato di calamità. Uno degli interventi è questa riattivazione della sorgente, che era stata disattivata diversi anni fa per una questione qualitativa, per la presenza di arsenico e di altri contaminanti come alluminio e fluoruri. Quindi abbiamo installato questo impianto, che è una doppia linea per il trattamento dell'arsenico e dei fluoruri dell'alluminio, per recuperare una portata che stimiamo a fine intervento di circa 15 litri al secondo, per integrare la risorsa che ad oggi è calata di oltre 250 litri al secondo per tutto il bacino di Capodacqua. Si dice che sia uno degli impianti più avveniristici che state installando sul territorio del Lato, è vero? Sì, questa è una doppia funzionalità, appunto, con il trattamento della linea per arsenico e l'osmosi inversa per il trattamento dell'alluminio e dei fluoruri, perché comunque i livelli erano ai limiti della potabilità, quindi dobbiamo garantire una qualità dell'acqua adeguata. Anni fa era stata abbandonata la fonte proprio per queste motivazioni. Pisco Venturo è il coordinatore dei servizi degli impianti e delle sorgenti del distretto sud del Lato 4, quindi conosce le sorgenti e le stazioni di pompaggio meglio delle sue tasche. Che significa per il cittadino utente di Castelforte l'attivazione di questo impianto, Prisco? L'attivazione di questo impianto comporta non solo per i cittadini di Castelforte, ma per i cittadini di Capodacqua, del circomprensorio di Capodacqua, un alleviamento dei disagi. In pratica noi metteremo in questo momento 8 litri e mezzo d'acqua al secondo, a pieno regime, come diceva Giorgio, di circa 15-20 litri d'acqua al secondo, l'acqua che andranno a compensare il deficit che attualmente stanno rappresentando le sorgenti di Capodacqua e di Mazzoccolo. Si sta lavorando perché il pompaggio arrivi a 30 litri al secondo. Si sta lavorando per portarlo al massimo del regime, che speriamo di portarlo anche a 30 litri al secondo. Ecco, Acqua Latina ha affittato questo impianto per 3 mesi, che sarà pagato in base all'acqua appunto immessa in rete. Tu pensi che resterà qui oppure, passata l'emergenza, sarà tra virgolette smontato? Ma è una decisione che magari prendiamo a breve, in base anche all'esito che daranno tutti gli altri interventi che stiamo mettendo in atto attualmente sul territorio, come i 25 ponti e come anche l'attività di risanamento delle reti idriche che stiamo portando avanti già dall'anno scorso in maniera forte e spinta da parte della società. Ecco, tu conosci le sorgenti del Golfo meglio forse delle tue tasche. Sì. Una curiosità che questa mattina ci hai appunto dato: la zona di captazione è nel territorio di Galluccio, in provincia di Caserta, però catastalmente è di proprietà del comune di Castelforte. Con una battuta, la storia a volte si fa beffa anche delle emergenze. Sì, sì. Diciamo che catastalmente la proprietà è di Castelforte, che Castelforte giustamente ha dato gli impianti al Lato e quindi la gestione ad Acqua Latina.